Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi faremo vedere i passaggi per imparare la rovesciata avanti. Buona visione! Allora, primo passaggio è imparare a fare il ponte. Via. Insieme. Anche solo una, vai, Chiara. Spingendo bene le spalle, esattamente come abbiamo fatto nella rovesciata indietro. Brava. Scendo. Scendo? Ok. Secondo passaggio, rimani lì. Dal ponte devo riuscirmi ad alzare in piedi, giusto? Vai. Spingo bene. Bravissima, rifallo un attimo. Rifallo un attimo. Allora, bisogna stare attente, ferma, a staccare le mani insieme e non una mano prima dell'altra. Prova a staccare prima una, poi l'altra. Prova a staccare prima una, poi l'altra. In quel caso sì. No! In avanti. Vai. Stacchi prima una, poi l'altra. Faccio io. Aspetta. Via. Ok. Come vedete ci si rialza tutte storte, quindi staccare le mani insieme. Ok. Secondo passaggio. Bravissima. Secondo passaggio, dobbiamo imparare a fare la verticale. Amira, ce ne fai vedere una? Ok, secondo passaggio è imparare a fare la verticale bene tenuta e ben in spinta. E se volete imparare la verticale potete andare a vedere il video che hanno fatto le piccoline. O qua, o qua. Ok, bene. Terzo passaggio. Faccio la verticale mettendo le mani un pochino più lontane e arrivando lì solo con una gamba. Rimani in sagittale. Tesa la gamba dietro. Ok, rifalla bene, scendi. Ok, mani lontane, appoggio un piede e torno. Molto bene. Con le gambe tese, no, va bene. Quarto passaggio, faccio la stessa cosa, però lo facciamo su una cosa più bassa della spalliera, quindi un materasso, una panca, un tumbling, quello che abbiamo a disposizione. Vai. Esatto, e appoggio. Dopodiché non importa fare il tic tac, basta arrivare in ponte, verticale ponte. Prima su una superficie morbida. Ok. Sì, scendi però solo con una gamba. Rifalla scendendo con una gamba. Scendi. Vai. Rifalla, scendi giù in sagittale. Esatto, cercando di tenere l'altra gamba in alto. Non importa tornare indietro. Ok. Dopo averla fatta sul morbido, più dura, via. Scendendo sempre con una gamba sola, cercando di non cadere come una pera. Vai. Ok. A questo punto, da questa posizione, bisogna cercare di spingere il bacino. Il bacino sempre più avanti in modo da rialzarti. Bacino, esatto. Le braccia però teniamole in alto. Ok. Fatela insieme, facendo un bel affondo all'inizio, ovviamente. Via. E mi alzo con le braccia bloccate. Ok. Ci vediamo al prossimo video.
iscrivetevi e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati, lasciate un bel like e scrivete un commento di suggerirci dei nuovi video.